Buonasera, bentornati a Lo dice la Iena. Questa sera parleremo di un animale molto simpatico, non autoctono, ma importato in Italia dagli allevatori di pelliccia. Stiamo parlando della nutria, di cui faremo una breve storia, dopo aver presentato però la nostra ospite di stasera, che è Francesca Santarella, che appartiene al Comitato Cittadino Tutela Nutrie del Parco Teodorico di Ravenna. Ciao Francesca, grazie di partecipare alla nostra trasmissione e grazie di prenderti cura di questi simpatici, inoffensivi e dolcissimi animali. Grazie a voi per l'attenzione e per l'invito. Allora, volevo inizialmente fare, per le persone che non lo sapessero, che ci seguono, un attimo di introduzione sulla nutria. La nutria è un animale non autoctono che è stato importato per farne pellicce di castorino. Cos'è successo quando queste pellicce sono andate a decadere come interesse da parte delle persone? Le nutrie sono state liberate sul nostro territorio. Sono animali estremamente adattabili, di conseguenza tranquillamente si sono insediati sul nostro territorio. Le nutrie sono animali completamente inoffensivi, sono animali estremamente socievoli. Io stessa ho avuto una esperienza con una di loro che l'anno scorso è arrivata a Milano nel mio condominio. È stata salvata dalla sottoscritta e altre persone volontarie dell'associazione Iene Vegane e non, e adesso vive in un luogo protetto. E per dire che questo animale che è stato in casa con me meno di una settimana ha avuto subito la modalità di relazionarsi a me. Loro hanno queste manine prensili, cercava di prendermi le dita, non è stato minimamente offensivo. Chiaramente sono animali, come tutti gli animali, che se vengono messi alle strette reagiscono, ma questo lo facciamo anche noi e lo fanno i nostri grandi amici cani. Allora, torniamo a Francesca. Cosa sta succedendo in questo parco per quello che riguarda le nutrie? Allora, questo è un parco urbano, si chiama appunto Parco del Mausoleo di Teodorico, perché appunto qui c'è uno dei famosi mausolei e monumenti di Ravenna dedicati al re Teodorico. E in questo parco convive da qualche anno una famiglia di nutrie, sono circa una 20-30 indicativamente. Queste nutrie sono diventate per molti le mascotte del parco, nel senso che sono completamente innocue, si avvicinano, sono confidenti e molti bambini vengono appunto qui per vederle e poi anche se non si potrebbe insomma cercare di interagire con loro e quindi anche di poterle toccare. E alcune di queste infatti sono diciamo come cani e gatti della propria casa, del proprio cortile. Purtroppo, grazie a una delibera regionale del 2021, sul territorio dell'Emilia-Romagna è prevista l'eradicazione di questo animale che ormai viene considerato un infestante al pari dei ratti e anche di altri, perché poi ci sono anche le volpi, gli istrici, e quindi si dice che i danni che provoca siano grandissimi, che non siano possibili altre soluzioni e quindi vengono uccise. Però in questa delibera esiste anche la possibilità di avviare dei piani sperimentali di sterilizzazione e alcune città come Modena, Sassuolo ed altre, anche appunto nella nostra regione, oltre che sappiamo in Lombardia ve ne sono alcune città, chiamiamole così, virtuose, dà la possibilità di avviare questi piani di sterilizzazione sperimentali. Su Ravenna questo assolutamente non è stato preso in considerazione, nonostante Ti le interrompo associazioni. un attimo, appunto, per appunto, andare a sottolineare che tende su tutti gli animali l'eradicazione, quindi il levarli dal territorio, oltre che meno crudele ma più utile, è quella che prevede dei piani di sterilizzazione, che appunto, come diceva Francesca, sono stati già attuati sul territorio italiano e questo consente innanzitutto agli animali di vivere.
semplicemente di non riprodursi più. E quindi in questa maniera si va a diminuire il numero appunto di questi animali. Cosa succede altrimenti? Questo vale per tutti, vale anche per i cinghiali, di cui si parla tantissimo. Nel momento in cui vengono abbattuti, in natura la specie, vedendo che diminuisce il numero degli appartenenti, lo prende come un segnale di allarme, tradotto molto in maniera spicciola, che si possa capire anche da chi non è addetto ai lavori, e quindi vanno a moltiplicarsi ancora di più. Dopodiché si vanno anche a rompere le loro gerarchie, questo vale. Poi torniamo specie in maniera specifica alle nutrie, ma è importante per capire quello che succede, in particolare per i cinghiali. Se si vanno a rompere le gerarchie, facilmente magari da pochi esemplari che figliano e si riproducono, si passa a tantissimi esemplari che lo fanno. Quindi, oltre a essere crudele, oltre a essere insensato, oltre a essere colpa nostra se le nutrie sono su questo territorio, oltre al fatto che interagiscono, come diceva Francesca, senza problemi anche con i bambini, quindi, e le famiglie ce li portano, quindi il problema è delle istituzioni che non sanno come fronteggiare determinate situazioni create da noi. Non è un problema dei cittadini, non è un problema delle persone che convivono nel territorio con le nutrie. Uccidere non serve, serve a renderci un pochettino meno civili di quel poco che forse siamo riusciti a diventare. Eccoci Francesca, che è un po' alle prese con il vento, quindi ogni tanto vado a spiegare un po' meglio ai nostri telespettatori cosa sta dicendo. Continua pure a raccontarci, scusami, dell'inciso. Dentro al parco, quindi c'è anche il vento. È esattamente quello che tu dici. In questo caso, poi andando ad ucciderle, si libererà il campo per farne posto ad altri, mentre invece si sarebbe potuto adottare questa soluzione etica e di civiltà in modo anche da tenere ferma, diciamo, questa famiglia qui. Il comune di Ravenna, nonostante appunto due associazioni che sono CLAMA Ravenna e OIPA, sezione di Ravenna, presentarono un progetto a febbraio all'assessorato competente, tra l'altro un assessorato proprio apposito per i diritti degli animali di un movimento politico che racconta di essere a favore della tutela. Ma fatta questa parentesi, il progetto è stato redatto da un biologo che si sta occupando di progetti analoghi con successo altrove. È stato respinto. Sono stati messi in mezzo pareri di ISPRA, quando non si capisce perché ISPRA debba centrare in operazioni contro animali che vengono classificati come infestanti. Fatto sta che nessuna soluzione, al che alcune voci hanno cominciato a dire: guardate che a breve inizieranno ad ucciderle, al che abbiamo tentato di tutto. Tre attiviste si sono anche incatenate allo scalone del comune per chiedere pietà. Avremmo proposto di tutto, di sterilizzarle gratis, di portarle via, di trovare una soluzione che appunto desse voce ai tanti cittadini, ai tanti bambini che passano qui increduli, ne vedono sempre di meno. Come vedete qui dietro ce ne sarebbero state di solito alcune, non c'è più nulla. Ne sono rimaste circa cinque. Le uccisioni continuano, arrivano i mezzi della polizia provinciale a posare delle gabbie la notte. E la mattina freddano con colpi d'armi da fuoco le nutrie intrappolate, salvo che se non riusciranno a finire il lavoro in questo modo, spareranno direttamente con armi da fuoco dentro un parco urbano. Era un'occasione per dimostrare la tolleranza, perché poi molti, basta leggere sui commenti, scrivono: topo da fogna, una schifezza. E quindi, oltre all'incultura, chiamiamola così, c'è anche la paura per questi diversi, per questi che ci sembrano non certamente il gattino o il cagnolino di casa. È stata un'occasione perduta. Ieri è stato Francesca, convocato ti un volevo chiedere tavolo. una cosa. Tu hai nominato i bambini. Dal momento che i bambini sono la coscienza vera della specie umana che ormai viene corrotta da 3.000 credenze, ma i bambini sono puri, è quello che ci resta appunto assieme agli animali di puro. Come ci rimangono i bambini davanti a questa situazione? Sono contenti che uccidano le nutrie o gli dispiace, vorrebbero che ci fossero?
Certamente noi, se viene un bambino, non possiamo raccontare questo. Siamo praticamente sul campo tutti i giorni, alcuni istruttori del parto che vengono qui normalmente, e quindi quando le persone chiedono informazioni, le danno, i bambini guardano le poche rimaste, magari si ricordano, ad esempio ce n'erano due albine e una è sparita, e ce n'erano due cucciole, anche quelle albine sparite, anche quelle, e essendo magari di un colore particolare, il bambino si ricordava e allora è difficile dirgli che qui la notte entrano e le uccidono, anche perché non potrebbero spiegarselo, però questa è la verità e quindi è stata persa questa occasione e quei bambini un domani sapranno che con la violenza si risolvono le cose. Quali sono i motivi, Francesca, per cui vi hanno inibito la possibilità di andare a risolvere realmente il problema in maniera non cruenta? Che motivazioni hanno addotto? Hanno detto qualcosa o semplicemente si sono limitati a fare andare le armi? Allora, ce ne possono essere tante. La prima è il classico scaricabarile. L'assessore dice che è colpa di uno, che è colpa dell'altro, che è colpa addirittura delle associazioni che non si vogliono sedere ai tavoli. Era stato chiesto per sedersi a un tavolo e quindi iniziare un progetto di sterilizzazione a cui le associazioni avrebbero dato il massimo contributo, anzi, si erano proposte di pagarle loro. Era stato chiesto: fermate le incisioni, almeno le ultime, risparmiatele. Non è stato fatto. L'assessore, chiamiamolo, possiamo dire il nome, Gallonetto, del comune di Ravenna, ha deciso di ma chiederò una sospensiva al sindaco, ma sì, ma mo, e ancora non è stato fatto nulla, tant'è che ormai siamo alle fasi finali. I motivi? Nelle campagne vengono catturate gabbie e viene dato un compenso monetario a ogni nutria uccisa. Di solito se ne occupano il personale, insomma. Legato alla caccia, diciamo cacciatori, ecco, non so, è quello può essere un motivo. Non si vuole far intendere che nemmeno in un parco urbano la nutria sia un essere senziente e che in qualche modo si possano tentare altre soluzioni? Non lo sappiamo, di sicuro non è stata data nessuna apertura e nessuna prova di civiltà, nonostante le suppliche che ormai da mesi i cittadini stanno portando avanti. Tra l'altro ci tengo a sottolineare quello che hai appena detto, risottolineare che questi animali vengono freddati con colpi di arma da fuoco. Ecco, dal momento che molte di queste trasmissioni si parla di quello che succede nei macelli, ovvero degli animali che vengono uccisi completamente coscienti e questo viene taciuto perché agli occhi dell'opinione pubblica non è bello, qua succede la stessa cosa. Cioè, nella civile Italia, questi animali in gabbia, completamente animali innocui, che hanno una famiglia, che sono dei figli di qualcuno, che giocherebbero con la loro mamma, e con i loro fratellini, con il loro padre, insomma, esattamente come noi e i cani, vengono presi a fucilate, colpi di pistola, uccisi da completamente coscienti con colpi d'arma da fuoco. Io ci tengo che le persone che stanno ascoltando questo programma sappiano che alle nutrie, animali completamente innocui, che si relazionano con l'uomo esattamente come un cane, il coniglio che avete in casa, i porcellini d'India, le cavie peruviane sono animali molto simili a loro. Si relazionano, sono amichevoli, eccetera, vengono freddate a colpi d'arma da fuoco per colpa degli allevatori di animali da pelliccia che le hanno liberate sul territorio, quando ci potrebbero essere delle soluzioni completamente incruente per eliminare, diciamo, il eventuale problema, ammesso che ci sia, che questi animali possono andare a creare sul nostro territorio. Francesca, io so che voi vi state dando un gran da fare come persone che appunto sono in questa situazione e cercano di dare una mano, di contribuire a salvare queste nutrie rimaste. Ci proviamo, anche perché purtroppo Ravenna sta un po' balzando agli onori, anzi ai disonori delle cronache, perché oltre alle nutrie c'è un piano di abbattimento di daini, che sono daini amati da tutti i cittadini, animali, anche se bello o brutto non è un criterio giusto, però sono animali bellissimi che girano indisturbati nelle pinete ravennati e anche nelle pinete del Ferrarese. Anche per questi, nonostante
siano anni che si chiedono metodi ecologici, messa in sicurezza delle strade, danni che non si sa quanti siano, ma i numeri dimostrano che siano pochissimi. Ecco, nonostante questo, anche per questi, ultimamente era uscita una delibera per farne carne da macello, prelevati e portati direttamente ai macelli. Che tra l'altro E anche poi a questo è un argomento di cui parleremo anche poi nelle prossime puntate. Ci tengo a dire che anche qua la dimostrazione proprio che non è una soluzione uccidere questi animali è che io stessa anni fa ho partecipato ad azioni dimostrative proprio nella zona riguardo a questa problematica, che anche allora volettero risolvere a colpi d'arma da fuoco, ma la dimostrazione è che questo non risolve nulla, che oltre ad uccidere bambi, come appunto sottolineava Francesca, animali che vivono, oltre a essere bellissimi o anche magari è la vita, il fatto che soffrono, che vivono e portiamo i nostri nipoti, figli, abbiamo portato nelle generazioni passate a vedere la storia di Bambi, che tra l'altro sua mamma uccisa da un cacciatore, e la gente ha pianto, sono cresciute generazioni piangendo questa storia e cerchiamo di risolvere lo stesso discorso in questa maniera, quando si potrebbero andare a creare dei piani appunto di tutela nel senso, come stava dicendo Francesca, per le strade, eccetera, in modo da creare delle zone per questi animali. Ci sono da anni, da decine di anni, queste possibilità, ma il fatto è che c'è un conflitto di interesse. Quando si parla di sovrannumero di animali, lo vanno a dire i cacciatori o comunque sono nelle istituzioni che vanno a regolamentare questo ed è un po' assurdo pensare che chi ha interesse a sparare sia quello che poi viene interpellato quando c'è da parlare di sovrannumero di animali. certo, e in più adesso ormai, visto che con la caccia purtroppo è stato terminato quasi tutto, adesso c'è un nuovo tipo di caccia che viene detta caccia di selezione. E allora queste persone che amano uccidere si trasformano a loro detta in tutori dell'ambiente, in quanto consentono che le specie che loro dicono essere in sovrannumero vengano uccise. Ma poi si innesca esattamente il meccanismo che hai spiegato all'inizio della trasmissione. E quindi manteniamo in vita una tradizione che lo è stata per secoli, quindi non va certamente negata, ma non è più compatibile con l'ambiente, con la nostra cultura e con un nuovo modo di intendere i diritti di tutti, che non sono solo quelli dell'uomo, che purtroppo sta distruggendo tutto quello che gli rimane da colonizzare su questa terra. Francesca, io ti ringrazio per il tuo impegno, ringrazio te, ringrazio le altre volontarie che voglio sottolineare con i telespettatori che sono persone comuni, esattamente le persone che trovate a bere il caffè al bar la mattina, non siamo, cioè, siamo persone normali che forse si fermano un pochettino di più a capire che se guardiamo anche semplicemente nell'universo non siamo neanche un granello di polvere e ci riteniamo così importanti da decidere di sterminare delle altre creature che sono state create esattamente come noi. Io ti ringrazio, ci sentiremo prossimamente, magari ci vedremo anche di persona e ringrazio te e tutti gli altri angeli come te che dedicano il loro tempo a chi ha bisogno. Grazie. Grazie a te, è tutto.